attimi di finitura per il mondo dell'iconografia. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ritorniamo sulla nostra bella icona. Dobbiamo continuare a scriverla. Siamo giunti al punto in cui la dorature è stata immessa. Adesso ci serve solamente di proteggerla attraverso l'immissione della gomma lacca e di rifilare e ripulire i bordi che danno sulla parte che poi andrà scritta con la tempera all'uovo. E quindi armatevi di santa pazienza e spostatevi con me sul piano da lavoro. Ed ecco l'occorrente per rifinire la nostra icona. Questa è una fase un po' particolare perché dobbiamo avere un po' di tutto quello che abbiamo usato fino a questo momento. Quindi ci riservirà il libretto di oro zecchino, ci riservirà della carta abrasiva, quella proprio che abbiamo usato per levigare il gesso, e ci servirà o in 240 o il ancora più sottile, quindi il 280. Anche il 320 potete prendere, quella che si chiama anche carta velluto. Poi la pietra d'agata, perché adesso andremo a ripristinare le zone dove l'oro non ha preso, quindi poi ci servirà di lucidarla. E poi dei cotton fioc o dei tamponi. I tamponi sapete bene come si preparano perché vi ho fatto vedere come si fa. In caso vi metto qui il link per andare a vedere come si preparano i tamponi, ma sinceramente usate i cotton fioc che fate prima, è meglio. Dell'acqua, del guazzo, cliccando qui troverete la ricetta e la preparazione del guazzo. E poi una serie di pennelli, un pennello per il guazzo, io ne ho presi più d'uno perché non so quale userò, penso quello più piccolo. Vi consiglio quindi un pennello un 6 a punta, quindi un 6 a punta in setola di bue morbida. E poi dei pennelli per la gomma lacca che siano così piatti e in martola sintetica, quindi abbastanza morbidi. E naturalmente per la doratura ci occorrerà la spatolina, il cuscinetto da doratore, il coltello per doratura e la nostra crema Nivea, che ci servirà per ingrassare le setole della spatolina. In questa fase io sarò assai più sbrigativa di come sono stata per apporre l'oro, perché come vi ho spiegato anche mentre ponevo l'oro, a me qualche lacuna piace, quindi non sarò periziosa nel rimettere l'oro. Bene, cominciamo subito. Allora, la volta scorsa l'ho fatto con l'olio di cocco, oggi vi faccio vedere come ingrasso le setole della mia spatolina con la crema Nivea. Spalmo un po' di crema Nivea, quindi passo la mia spatolina così velocemente a far sporcare tutte le setole. Questo è il quantitativo di crema che ci occorrerà. Quindi ripristiniamo la doratura. Non ho messo il guazzo a bagnomaria perché ce l'ho bello caldo e siccome sono piccole zone quelle che devo fare, presumo che mi sbrigherò presto, non ci sarà bisogno di mantenerlo a lungo. Ma se voi siete più lenti, naturalmente mettetelo sempre a bagnomaria. Togliete il foglio del libretto e piano piano, io ho la finestra aperta, ora vola tutto, speriamo di no, e piano piano tagliatelo in tanti piccoli pezzi. Ragazzi, ma da voi c'è questo caldo infernale? Oh, sta volando, c'è caldo e vento e vola tutto. Ma adesso basta chiacchiericcio, concentriamoci. Piccoli pezzi, ok? Tagliatelo tutto a quadretti. Così. Ah, il vento. Bene, e cominciamo. Un attimino che chiudo la finestra perché sennò qui non rimane per nulla. Pensate quanto vi voglio bene.
con 40 gradi lavoro con le finestre chiuse e io non ho aria condizionata. Vi adoro proprio per fare tutto ciò. Benissimo, cominciamo. Avvicino un po'. Prendo il guazzo e bagno la zona dove voglio apporre una nuova porzioncina di oro. La prendo e la poggio. Olè. Ovviamente con 40 gradi ci sarà molto di meno ad asciugare. Ora faccio tutta questa zona qua. Sono piccoli puntini, ma a questo punto vi faccio vedere come si chiudono. Non pensiate che facendo questo passaggio automaticamente si otterranno tutti i buchini. È possibile che dopo lo spolvero si ripresentino proprio lì dove erano. Non disperate, o decidete di lasciarli o riandate a coprire. La doratura è così, ci vuole molta molta pazienza. Ok, credo che possiamo fermarci, vabbè, dai, facciamo anche qui una volta che... Poi sappiate che una volta che cominciate a chiudere i buchi vi verrà voglia di chiudere ogni piccolissimo spazietto di bolo che si vede e vi sembrerà, man mano che la guardate, che è piena piena di spazi lasciati vuoti, ma in realtà è solamente un gioco del vostro occhio che si è abituato a vedere l'icona e che quindi focalizza tutte le parti del fondo. Allora, voi dovrete adesso farla asciugare, possibilmente una notte, e quindi l'indomani mattina spolverare e ripassare la pietra d'agata. Io invece, sempre per questioni di tempo, vi faccio vedere qual è lo step successivo, che è la pulitura dei margini. Quindi, stando attenta a non rovinare il lavoro che ho fatto fino a questo momento, passo subito allo step successivo. Per pulire la spatolina, passate ben bene le dita e conservatela
pulita. Ok, mettetela con le setole sempre dritte e conservatela. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, vedete che i margini sono tutti quanti fuori dal bordo in cui dovevano essere. Vi faccio vedere. Vedete, qui si nota benissimo che l'oro si è aderito anche dove non doveva. E allora cosa faccio? Prendo una carta abrasiva sottilissima, guardate quanto è sottile, questa è una 320, ne prendo un pezzettino piccolissimo e piano piano lo passo, vedete? E tolgo tutto l'oro che è andato fuori dai margini, stando attenta a non calcare troppo perché sennò abbasso troppo il livello della preparazione. Potete usare con molta prudenza anche una 240, guardate, questi sono i miei appunti che prendo mentre lavoro, mi telefonano e dove li prendo io gli appunti? Sul retro della carta abrasiva. Con questa farete leggermente più in fretta, ma dovete essere proprio proprio delicati nel passarla, guardate. Ok, e il margine è bello e pulito. Proseguiamo così lungo tutti i margini. Allora, per fare invece i bordi che sono un pochettino più arzigogolati, vi conviene crearvi proprio una punta, tipo un aeroplanino, bravissimi, ci siamo capiti, un triangolo, ecco, e andare così a seguire. Quindi quando la punta si consumerà, cambiare semplicemente il lato e continuare con tanta pazienza. E continuate così per tutta l'icona. Questo lavoro che io vi ho fatto vedere a secco si può fare anche a bagnato con della semplice acqua e dei cotton fioc. Vi faccio vedere. Si bagna il cotton fioc, lo si strizza e si passa lì dove c'è la doratura. E vedete, lei rinviene subito subito. Questo secondo passaggio è molto molto più semplice, guardate, l'oro viene via subito, visto? E non starete lì a perdere ore e ore. Però quel metodo è migliore perché la preparazione di gesso non si scomporrà per nulla, mentre qui un po' il gesso si andrà a sciogliere a contatto con l'acqua. E quindi se non siete super attenti e super veloci, quindi cominciate a tergiversare, cominciate a fare qualche pozzangherina di troppo, e allora rovinerete tutto il lavoro. E questo rovinare il lavoro significa che dovrete andare a reimmettere ex novo il gesso, quindi il disegno, quindi la doratura. Se siete alle prime armi, quindi vi consiglio il metodo con la carta abrasiva. Vi ho convinti, vero? È più lungo, è più faticoso, sicuramente. E anche paradossalmente è meno preciso, perché col cotton fioc, come potete vedere, fate le curve, cioè siete molto più precisi, no? Nel portarvi via l'oro.
però è anche molto più pericoloso. Allora, se avete usato il metodo della carta abrasiva come vi ho consigliato, avrete sicuramente creato della polvere. E allora cosa si fa? Bisogna fissarla. La si fissa con un pennello sporco di guazzo, ben strizzato, molto ben strizzato, e ripassato così attorno ai margini per fissare tutte le polveri volatili. Olè. È un'operazione veloce, ma che dovrete stare attenti a compiere e non sbordare sull'oro. Non che succeda qualcosa, c'è semplicemente il rischio che lo facciate staccare se temporeggiate troppo. Ok, adesso dobbiamo aspettare, quindi anche noi, e aspettare quindi per lo spolvero che sia domani mattina. Dovrei aspettare domani per la spolveratura, ma non lo faccio, rischio, tanto con 40 gradi dovrebbe essere già tutto ben essiccato. Quale umido, qua ci sono 40 gradi, per dire desertici, quindi provo a spolverare l'oro. Esatto, infatti rimane a posto dove l'ho messo. Bravo oro, collabora. Almeno vedete, questo clima serve a qualcosa. Ho anche aperto la finestra perché ragazzi stavo facendo la sauna. Ecco lì, non ha preso, ma fa niente, non mi interessa. E spolvero su tutto. Bravissimo, si è comportato proprio bene quest'oro. Via tutto. E ovviamente prendo la mia pietra d'agata e rilucido tutte le lacune. Ve ne faccio vedere solo una, questa qua, vedete? Questa, vedete? Ecco, così si vede. E la lucido con la pietra d'agata. Piano piano, senza insistere. Io non sto insistendo moltissimo perché è fresco, l'ho messo in pratica con voi questo guazzo. Certo, fare l'icone d'estate conviene perché ci si sbriga prima. E voilà, lucidato e perfettamente mimetizzato con il resto. Fate così quindi su tutti i pezzi che avete rattoppato. Una volta terminato di lucidare tutte le nuove parti immesse, quindi accertatevi di ricordarvi, se ne avete tante fatevi una mappatura su un foglio di carta, in modo che una volta che sono apposte non possano sfuggirvi. Vi basterà guardare il foglietto per vedere dove avete messo l'oro e quindi già con l'occhio riconoscere immediatamente la zona nuova, perché non è poi così semplice in un insieme ritrovare subito e velocemente la parte messa ex novo e la parte che già c'era prima. Quindi fatevi furbi, aiutatevi. Benissimo, una volta lucidate quindi tutte le parti che avete messo ex novo e una volta soddisfatti del livello di lucidatura, dobbiamo proteggere quest'oro. Lo dobbiamo proteggere perché dalla prossima volta in poi noi cosa faremo? Andremo a dipingere, quindi scriveremo nel vero senso del termine la nostra icona con i colori e quindi poggeremo la mano sull'oro e il sudore porterebbe via, strapperebbe l'oro dalla tavoletta. Invece con della gomma lacca decerata, per vedere con la preparazione cliccate qui e troverete il video su come si prepara la gomma lacca decerata. Attenzione però, la gomma lacca decerata che ho preparato nel video è fatta con l'etipa e a noi non va bene perché nelle icone bisogna mettere soltanto tutto ciò che è di naturale, che in natura esiste. Quindi dovremo discioglierla in alcol a 99 gradi. Quindi gomma lacca e alcol a 99 gradi e seguite il procedimento che ho seguito nel video. Ok? È assolutamente decerata, non usate la gomma lacca naturale perché è troppo ricca come colore e quindi andrebbe a non rovinare,
ma dare una lettura troppo calda di quello che è l'oro. Siccome dopo andremo ad apporre una vernice che con il tempo, che è la vernice delle icone, l'olifa, che con il tempo si ingiallirà, noi non dobbiamo apportare nulla che dia giallo al manufatto. E allora si usa come la gomma lacca normale, quindi si imbibisce il pennello, dopodiché si sgocciola, magari non sopra l'icona, dopodiché si sgocciola perfettamente e quindi velocemente si comincia a passare senza mai ripassare dove già siete andati, perché se no vi fa i grumi, si dice che la gomma lacca impazzisce. La gomma lacca è semplice da passare, ma si passa andando una sola volta. Cioè, visto, io sono passata lì, anche se ho dimenticato qualche fessura, qualche parte, non ci ritorno. Lo farò poi in un secondo momento, quando la gomma lacca sarà del tutto asciutta. E non vi spaventate se appena la poggiate vi diventa tutto opaco. È normale, perché in pratica cosa succede? La gomma lacca crea subito un film esterno e l'umidità rimane intrappolata, l'umidità dell'alcol che vorrebbe evaporare rimane intrappolata sotto questo film. Dopodiché comunque le particelle, le molecole cominciano comunque ad evaporare e si essicca e quindi ritorna lucida. Più gomma lacca metterete, più possibilità ci sarà che questa opacizzazione sia evidente lì per lì, quindi non vi spaventate. Qua ci ripasso, la maglia asciutta, ok. E ora dentro le vesti. Non sbordate, ovviamente, se sbordate con un cotton fioc imbibito di alcol a 99 gradi togliete quello che avete a posto. Non vi preoccupate, potete andare tranquillamente con il cotton fioc sul gesso, perché l'alcol non fa rinvenire il gesso a differenza dell'acqua. Quindi potete essere un po' disinvolti. Adesso aspettiamo che asciughi completamente. Quando vedremo che tornerà lucida totalmente, potremo dire che è asciutta e passiamo una seconda mano di gomma lacca, non prima che sia totalmente e completamente asciutta. Io mi accerto col dito che sia asciutta, ma ve ne accorgerete subito, perché appena posate il pennello vi si raggrinzisce se non è asciutto. Certo, non è un bel modo di accorgersene. E ripassiamo la gomma lacca. Bene, abbiamo finito. Siamo giunti al fatidico momento. Adesso quello che dovremo fare è aspettare che la gomma lacca si asciughi e dalla prossima volta prenderemo in mano i pennelli per dipingere. Per la prossima volta, pigmenti necessari, quindi fatevi trovare con i pigmenti e selezionate quelli che reputerete opportuni per l'icona che avete scelto, e poi niente, al solito colla di coniglio e aceto di vino bianco per una comunissima tempera all'uovo e naturalmente l'uovo. E ve lo dico sin da adesso, così vi troverete subito pronti. Pennelli abbastanza morbidi e tanta tanta pazienza. La prossima volta cominceremo proprio con gli incarnati, che vedrete anche qui si fanno in un modo molto particolare. E allora spero che la vostra icona sia venuta bene fino a questo momento, che la gomma lacca asciughi perfettamente. Non siate frettolosi, mi raccomando, perché la fretta, mai come in questo caso, è cattiva consigliera. Basta sbagliare i tempi e rovinate l'icona, quindi andate lentamente. E adesso torniamo di là, che ho ancora qualche cosina da dirvi.
Questo passaggio, come avete visto, non è un passaggio difficile, è soltanto un passaggio pieno di attenzione, delicatezza e accortezza, perché dovrete rimuovere tutto l'oro che ha sbordato, dovrete rimettere quello che invece ha lasciato dei buchi troppo grossi all'interno della tavoletta e dovrete proteggere l'oro con la gomma lacca. Un passaggio necessario, vi ho fatto vedere anche come togliere poi in un secondo momento l'eccesso di gomma lacca se avete sbordato anche con quella, e quindi vedete come adesso la tavoletta è pronta per ricevere la nostra scrittura e per accogliere anche la nostra mano che ci passerà sopra. Quindi questo è un passaggio necessario affinché noi possiamo poggiare la mano sulla tavoletta mentre scriviamo l'icona. Se saltassimo questo passaggio e lo facessimo soltanto alla fine e poggiassimo la nostra mano sull'oro non protetto, lo porteremmo via, perché il sudore farebbe rimanere appiccicato col tempo l'oro sulla nostra mano. Quindi state attenti e prima di cominciare a dipingere a termine anche questo passaggio. Spero che come sempre questa lezione del corso di coreografia vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima, dove finalmente prepareremo i colori e cominceremo a scrivere la nostra icona. Bene, da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci!